Ragazzi, ragazzi miei, buonasera. Appena finito l'allenamento e ho voglia di fare un piccolo chat con voi, perché era 2-3 giorni che non metto nessun video. E che cazzo, dai, dico, era 2-3 giorni che non metto nessun video e volevo farvi sapere il perché, di dove sto, che sta succede. E semplicemente, ragazzi, vi voglio dire la verità. Questo, voi siete diventati come un diario per me. Cioè, io non solo uso YouTube, chiaramente, e che pillole, non solo uso YouTube, chiaramente, per ispirarvi, per darvi informazioni, tutte queste cose qua, ma a me piace anche tenerlo un po' come il mio diario, nel senso che magari, sai, se in futuro rivedo questi video, mi ricordo della situazione e delle cose che sono successe, e non lo so, mi fa piacere potermi aprire e parlare con voi, e spero, non lo so, spero che mi capiate e che vi faccia anche a voi piacere. E diciamo che negli ultimi 2-3 giorni volevo mettere i video perché, tra virgolette, è il mio lavoro. Il mio lavoro consiste nel creare contenuti in questo momento, e so che con i miei video vi posso ispirare, vi posso motivare a continuare con l'allenamento e continuare con la dieta. Però vi devo anche dire la verità, ragazzi, negli ultimi 2-3 giorni non lo so, mi sono sentito un pochino senza ispirazione, ma ispirazione non è nemmeno la parola giusta, è più, non lo so, mi sono sentito un po' che dovevo prendere il tempo per me, e lo dico sempre, se io non sto bene al 100% con me stesso, vero difficile potervi dare a voi, no? È come in qualsiasi relazione, se tu non stai 100% bene non puoi dare tanto all'altra persona, almeno quello è quello che credo io. E quindi sì, volevo solamente fare questa clip dicendovi che magari se anche voi vi sentite un pochino senza motivazione in questo periodo, oppure se state un attimino allentando la presa, che è completamente normale, ragazzi, che palle, qua non riesco a sistemare. Ah, che palle. Ok, quasi ci siamo. Eh no, volevo solamente farvi sapere che magari è normale, che anche io sono una persona come voi. È normale avere dei giorni più ups and downs, no? Dei giorni in cui ti svegli e stai bene, e altri giorni in cui ti svegli e stai poco motivato, poco, non lo so. Per me sono gli ultimi 2-3 giorni che mi sto sentendo un po' down, e non lo so, probabilmente è molto perché mi manca anche la famiglia, che comunque non vedo da due mesi, e la mia ragazza Ele, che anche lei non vedo da 2 mesi. Alla fine eravamo venute qua a Dubai per starci 2 settimane e sono passati 2 mesi, quindi non lo so, all'inizio dici vabbè, siamo tutti nella stessa situazione, ma adesso non lo so, sento la mancanza e ci tenevo solamente a farvelo sapere anche a voi. La cosa positiva qua, regà, è che hanno aperto, quindi il lockdown praticamente non c'è più, di giorno si può uscire, possiamo andare a fare la passeggiata, ma la cosa divertente è che non so se sarà così anche in Italia, magari vedrete voi quando riaprono, magari 2 settimane, si spera, quando è il 18 maggio oppure il 1 giugno, non mi ricordo. Comunque speriamo che riaprono in Italia, ma qui hanno riaperto e comunque la gente un sacco, non lo so, c'è poca gente per strada, la gente decide di stare a casa, o è perché ci siamo abituati, che siamo un pochino, ormai ci siamo abituati a stare a casa, siamo un po' pigri, non riusciamo a fare delle passeggiate, oppure possibilmente perché ancora abbiamo un pochino paura e non siamo sicuri al 100% della situazione, quindi non usciamo magari così a spirito libero come faremmo prima. Però sì, volevo dirvi che qua hanno riaperto e quindi noi pensavamo di tornare. Purtroppo la cosa adesso è che per rientrare nei paesi europei c'è, praticamente ogni paese europeo ha deciso le loro regole per far rientrare le persone oppure no. Ci sono dei travel restrictions, quindi restrizioni per chi rientra, e purtroppo questo ci complica un poco la vita, perché comunque ovunque dovremmo andare ci bloccherebbero per 2 settimane come minimo per la quarantena. In alcuni posti, se non abbiamo il permesso di lavoro, se non abbiamo la cittadinanza o la residenza, queste cose qua ci potrebbero bloccare. Come sapete, io sono uno che gira abbastanza, quindi non lo so, rischierei di essere bloccato in un posto, quindi praticamente adesso siamo in possibilità di ritornare, anche se potremmo perché qua hanno riaperto, e questo un pochino, non lo so, un pochino sia me e Simon ci ha tirato un po' giù il mood, perché anche se volessimo andare a trovare le ragazze, queste cose qua,
molto probabilmente ci bloccherebbero oppure poi non ci rifarebbero partire ed è un po' controproducente col nostro lavoro. Detto questo, ci tenevo ad aggiornarvi un pochino su quello che sto facendo, oltre al coaching chiaramente. Praticamente sto iniziando ad aiutare un mio amico che ha un ristorante in Svizzera, quindi se siete svizzeri venite a seguirmi su Instagram che fra poco l'annuncio. Praticamente lo sto aiutando ad espandere tutta la cosa che è social media e social media marketing, quindi praticamente quello che faccio io. E non lo so, anche quello vuol dire che dovrei andare da lui a filmare, a creare dei contenuti, ma purtroppo siamo tutti fermi in questo momento, quindi non lo so se è una cosa che si stanno, vedo un sacco di opportunità che però per via di questo lockdown non posso ancora iniziare, devo aspettare, e magari è quello che mi sta facendo sentire un po' down, non lo so. Comunque ragazzi, ci tenevo solo a fare un piccolo aggiornamento, a dirvi che vi ringrazio come sempre di tutto il vostro supporto, che se volete vedermi più regolarmente io su Instagram metto abbastanza spesso. Vi ringrazio a tutti per il supporto enorme su Kaizen, che passiamo al secondo round di campioni. E so come voi raga che con il primo campione non eravamo felicissimi, nel senso la qualità era stupenda, cioè veramente era meglio di alcune compagnie da cui compro io, quindi sono veramente felice, ma come design e misure non ci stavamo proprio. Io, nonostante io abbia chiesto a un'agenzia esterna di design di farmi tutte le misurazioni, il design come volevo eccetera eccetera, in realtà quando mi è arrivata la maglia ho capito che non era quello che volevo io e che non era quello che volevate voi, e quindi ho dovuto rifare tutte le misurazioni da solo, mi sono misurato tutti i capi che uso io e ho rimandato le misure. In più faremo tre diversi prodotti forse, o due oppure tre, se volete dirmi la vostra vi consiglio di andare a Kaizen Atletica qua, perché ho chiesto sull'ultimo post, fatemi sapere cosa ne pensate, che così so esattamente le quantità e so se farne due oppure tre. Niente raga, questo è tutto, so che non è stato un video pazzesco, vi chiedo scusa. Voglio tenerlo reale, raga, voglio parlarvi e farvi capire quando non sto al 100%, ve lo voglio dire perché fate parte di questo canale, di questa comunità, e voglio solo farvi vedere che sono completamente normale e che se non metto contenuti non è che me la sbatto, sto facendo altro, ma è perché penso di non stare in una posizione da mettere dei contenuti, non lo so, a volte sono un blocco mentale, però ho tirato fuori la telecamera per parlarvi. E già adesso mi sento molto meglio, infatti lo dicono che a volte basta parlare dei propri problemi e le cose si risolvono. Niente raga, se state vedendo questo era solo un video aggiornamento, pensavo di fare degli altri sit down nei prossimi video tra un bel po' di topics che voglio dire, e se possiamo e riusciamo facciamo anche un video. Io vi voglio ringraziare se siete arrivati fin qua, veramente raga, se siete qua siete i migliori, cioè non so che dirvi, vi apprezzo tanto e niente, io mangio, che oggi ho mangiato ancora poco, la dieta si fa sentire e niente, vi ringrazio, ci vediamo nel prossimo video ragazzi.